Avvelenammo le navi come se fossero corvi. Per un lungo periodo camminammo e le mete erano tutte diverse. Nei nostri occhi bruciava tutta l'Africa. Eravamo gente come voi, forse meno scaltra. Il passato ci cinghiava sulla schiena. A un certo punto gli scrigni si chiusero per sempre. Dietro i nostri occhi continuava, violenta come un chiodo, la caccia alle streghe. Violavano la notte, custodivano nelle mani bambine perle come bombe. Quegli occhi trasparenti avrebbero saputo celebrare il mistero della morte, si chiedevano le loro donne di fronte allo specchio. Li uccisero senza fremere, le loro dita erano bianchissime. In fila indiana non si voltarono, avevano fatto il loro lavoro. Il mondo era un mantello sbiadito. La notte è un'ipotesi non verificata. Se cala di colpo sul tuo corpo di Modigliani, spingendomi a regredire a noi due, a verificare i nostri corpi dall'alto. Ma ragazzo mio, ci sono assioni che stanno come vedete, respingendo ogni avvicinamento. A loro affido il sangue di sangue delle mie vene, questi frammenti in rotazione, la mia sera senza senso. La legge del no non è la cosa più crudele. È su schiudersi in minima probabilità, il musino di senso che sbuca dalla rete ad attrarre le nostre mani di pane per umiliarle, fustigarle sulla schiena di schiave nere. Contro questo dobbiamo rivoltarci con occhi di bile, contro la legna resisti, vai avanti, spera. Molto meglio fermarsi su una, seppur falsa, verità. Il muro è muro e non può non essere muro. E anche il nulla provoca dolore, persino il vuoto batte con la bacchetta affusolata sul tremore di certe punte, ne affila i vertici. Il fatto è che siamo stati gettati in una pianura di regole e che il cielo una volta è un sogno confuso, il ritrovarsi per caso tra la coperta e la corsa, una caduta dalla bicicletta come moviola di quel primo flash, coazione a ripetere che ritorna in certe conversazioni che cadono a picco, come quando per esempio mi hai detto: se non ti chiamo un motivo ci sarà, ma quale, quale motivo, se ora di spalle mi è tutto il mondo, se a me sembra che la faglia fra cielo e terra si sia spalancata a bocca di terrore. Ma al di là di quella lama nelle pupille, intendo l'angoscia, intendo la nausea del nulla. Il peccato originale è non portare a termine le cose, rimanere nel centro, lasciare interrotto lo sgretolamento delle vetrine.